tre punti e sono quasi gli stessi, quindi con piccolissime sfumature vorrei tornarci. La prima che non ha trattato è questa costante preoccupazione che le primarie siano il modo attraverso il quale noi rischiamo delle infiltrazioni, soprattutto in posti in cui è pericoloso e soprattutto in una fase nella quale il PD è un partito importante della vita pubblica italiana e quindi nelle quali è più facile che ci sia questa pressione. Io capisco la preoccupazione ed è vero che quanto maggiori sono le responsabilità che il PD assume, tanto maggiori sono i rischi che ci siano questi pericoli. Cioè questo che voglio dire, però il problema non è che noi questo rischio lo eviteremmo se dicessimo che il partito è controllato da quelli che hanno più tessere a Napoli, perché l'abbiamo visto quanto si sono moltiplicate le tessere a Napoli quando si era sparsa la voce che per controllare il PD bisognava avere le tessere. Quindi è un problema serio, non pensiamo di risolverlo mettendo dei filtri, perché tutte le volte che mettiamo dei filtri rischiamo di metterli nei confronti delle persone normali, libere, e non nei confronti di quelli che sono organizzati, che in quanto organizzati sono facilmente in grado di preregistrare, comprare tessere e fare quello che vogliono. L'unica nostra vera arma è mantenere il più alto possibile la credibilità nei confronti dell'opinione pubblica e quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti che ci siano tante persone libere che partecipano, perché solo il numero delle persone libere che partecipano ci attenua il rischio che piccoli gruppi organizzati provino ad infiltrarsi nel PD. Sullo stile della leadership di Renzi, io capisco, perché a volte può anche essere fastidioso il modo in cui Renzi accentra, decide, però come diceva Andrea, noi abbiamo bisogno, in generale c'è bisogno di avere leadership in grado di comunicare e nella storia politica italiana, nella sinistra, è sempre stato così, molto oltre, nel senso che adesso potremmo approfondire la citazione di Andrea, ma lì siamo molto oltre la personalizzazione della leadership, siamo quasi vicini alla sacralizzazione della personalità del leader, quindi non è che siano cose strane. D'altro canto noi dobbiamo anche metterci d'accordo, perché alcune volte diciamo non vogliamo il partito delle correnti, vogliamo un partito che a un certo punto nei suoi organismi dirigenti prende una linea e va dritto, così la comunica all'esterno. Però questo vuol dire che gli organismi si prendono le decisioni e quando non si è proprio d'accordo si prende una maggioranza. Ora, il nostro meccanismo interno non è che sia ipermaggioritario, perché la composizione dell'assemblea e della direzione è basata su un meccanismo proporzionale. Questo forse, noi pensiamo che sia come per l'elezione del sindaco, ma non è che Renzi si è portato la maggioranza in assemblea e nella direzione nazionale perché ha avuto un premio di maggioranza, perché ha preso una percentuale di voti sia tra gli iscritti, sebbene in alcune zone più piccola, e di elettori che corrisponde alla composizione dell'assemblea e della direzione nazionale. Allora, se noi vogliamo un partito che decide, prende una linea e poi la segue, cosa che ci siamo sempre detti, è sempre stata un mantra, in questo, così come nei partiti precedenti della sinistra, poi non ci possiamo stupire se la direzione prende maggioranza dopo aver discusso 2 o 3 volte una linea sulle riforme costituzionali, sul sistema elettorale, e ci si aspetta che i gruppi parlamentari più o meno si adeguino se non ci sono questioni di coscienza insormontabili. D'altro canto Renzi è incluso, perché questo è la composizione della segreteria, degli organismi, dei gruppi parlamentari, come Andrea può dimostrare, anzi testimonia personalmente, della composizione del governo, non è che sia stata fatta da persone scelte col bilancino del risultato congressuale. Intanto, a me, devo dirlo, se proprio devo essere onesto, mi è sembrato che nell'ultima fase della segreteria precedente sia stata meno inclusiva, ma non voglio entrare adesso in questioni polemiche. Però capisco la questione, però mi stupisce, capito? L'assemblea, la direzione nazionale è un organismo che deve discutere e decidere. Scusa, Salvatore, ma la direzione è stata fatta in base
alle primarie o è stata accettata una percentuale in base a quella degli iscritti? No, è la percentuale. La direzione è stata fatta, viene fatta secondo lo studio del PD, esattamente come veniva fatta ai tempi del PDS e del DS, forse anche del PC, cioè sulla base del risultato percentuale delle cosiddette mozioni, che nel nostro caso sono collegate ad una candidatura a segretario, come peraltro credo fosse anche nella fase dei DS. Sulle elezioni finali, perché però alle elezioni finali per il segretario partecipano tutti gli aderenti che si chiamino iscritti o elettori. Tecnicamente non sono primari, ma comunque quelle sono. Terzo punto, l'identità del PD e l'Ulivo. Allora c'è una piccola passaggio su cui non so se non siamo d'accordo, ma comunque forse sì, forse no, con Sandra. Lì c'è l'Ulivo e io sono convinto che noi avremmo dovuto mettere più enfasi all'inizio, quando abbiamo iniziato la storia del PD, nel collegamento tra quel simbolo lì e il partito che abbiamo costituito. Anche perché nel 2006, appunto, nel famoso convegno di Orvieto, il convegno è stato promosso da Romano Prodi con l'idea di trasformare l'Ulivo nel Partito Democratico, di fare quella che era una coalizione di cose diverse, tenuta insieme dalla candidatura di Prodi e dai candidati comuni del collegio uninominali, in un partito. Quella era la coalizione e abbiamo detto all'Italia una coalizione, una cosa che non serve perché è troppo complicata, perché non ci consente di governare, perché non riusciamo a comunicare un progetto chiaro, univoco, e poi perché ci vogliamo mescolare, perché le storie precedenti sono state bellissime, ma adesso vogliamo iniziare una cosa nuova. E quindi noi l'abbiamo fatto proprio per trasformare quella che era una coalizione in un partito, ma nell'Ulivo non ci stava sé, anzi non c'era rifondazione, perché anzi erano stati quelli che ci avevano fatto cadere il primo governo dignitoso costruito in Italia dopo la crisi di Tangentopoli. Ed era proprio questo. Quindi la vocazione maggioritaria del PD è la stessa vocazione maggioritaria dell'Ulivo, quella che si era espressa dei candidati dei collegi nominali, della logica maggioritaria della Mattarella. Non è molto di diverso. C'è una cosa del Partito della Nazione che ha a che fare con questa vocazione, che non è l'idea che noi dobbiamo rappresentare tutti, ma che noi ci identifichiamo con la società italiana, vogliamo rappresentare l'Italia perché è un paese che ci piace. Al contrario, questo va detto, di una certa tradizione anche della sinistra, che si considerava un po' estranea che aveva dei pregiudizi forse fondati verso la società italiana, la voleva cambiare radicalmente, e forse anche della DC, perché è una parte della storia della Prima Repubblica che non ci dobbiamo dimenticare, cioè in cui i partiti avevano dei riferimenti fuori dalla società italiana, alcuni al Vaticano, alcuni da un'altra parte. Noi invece abbiamo fatto un partito nazionale in questo senso, che ha le radici ben piantate in Italia, perché l'Italia è un paese che ci piace, perché vogliamo rappresentare la sua società, e infatti nel simbolo ci abbiamo messo la bandiera italiana, nei primi articoli dello statuto, mi ha fatto molto piacere che sia stato detto questo, c'è la Costituzione, che è la nostra vera carta d'identità, che è nella sua prima parte importante proprio perché cerca di mettere a fuoco dei valori di tutto il popolo italiano, che noi interpretiamo in un senso progressista, egualitarista, ma che sono i valori in questo senso della nazione, senza la pretesa di rappresentarla tutta. Noi sappiamo che siamo una interpretazione del bene comune del paese e che è giusto in una logica maggioritaria che ce ne sia un'altra, anzi io sono convinto che noi dovremmo sperare che nel centrodestra si ricostituisca qualcosa che regge, di dignitoso, perché l'Italia ha bisogno di due polmoni, la politica italiana ha bisogno di due polmoni, ma è evidente allo stesso tempo che oggi la responsabilità fondamentale l'abbiamo noi, per nostri meriti, secondo me, in larga misura per demeriti di altri, ma sta di fatto che oggi
noi siamo costretti ad essere partito della nazione anche in un senso più impegnativo, cioè siamo l'unico soggetto in grado di dare fiducia, stabilità e una prospettiva a questo paese, e secondo me dovremmo allo stesso tempo essere quindi fiduciosi e anche orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e avere tutto il senso della responsabilità che ne consegue.